Oggi ci si sveglia così, a voglia di coccole, dobbiamo andare a fare la gita, ma lui vuole ancora dormire, vuole stare con me. Andiamo, mamma. Più o meno deciso. Zombie apocalypse. Siamo pronti, diciamo, no? Questo per farvi vedere solo le cose di Brian quando mi sposto. Ecco perché io odio andare al campeggio quando non siamo ancora trasferiti là, finché non viene l'estate. Odio fare le valigie, ma soprattutto lo odio quando le devo fare con Brian appresso. Cioè, odio le valigie. Non odio Brian, odio le valigie. E questo è il paesaggio, oggi il tempo è bruttino, però fa caldo e non Il piove. paesaggio è brutto, ma io no, cioè, Sei ancora più guardate. brutto tu. Ah, ok. Allora. Cioè stava c'è la Pasquetta, Paoletto. Paoletto, cosa stai mangiando? Liso, it liso. È tradotto di Dava. Antonio, cosa stai mangiando? Io non sto mangiando, sentite. Tutto molto buono, tutto. Ci sono un sacco di persone, pensavamo fosse Coca-Cola. No, sta l'acqua in mare. No, fa freddo. Si sta sporcando un po', vero Bruna? Fa freddo, no? No, fa freddo. La Pasquetta anzianità è un attimo proprio. Sto guardando la trasmissione a real time. Primo appuntamento e perché voi dite come dal campeggio stai a casa, perché Brian non voleva stare più là, il tempo era cattivo a un certo punto e ci siamo dovuti riparare tutti dentro la casetta del proprietario del campeggio, quindi niente, voleva tornare a casa, quindi Paoletto ci ha accompagnato a casa, non mi sembrava il caso di intossicare tutti, sta a casa da sola. Metto a riordinare un poco casa perché l'abbiamo lasciato uno schifo stamattina per prepararci, è sempre così. Quando andiamo alle gite, andiamo al mare, oppure dobbiamo andare ai matrimoni, la casa la lasciamo che vite al limite, uguale, peggio non meglio. Quindi adesso mi metto a cucinare qualcosa a Brian perché non ha voluto mangiare al campeggio, mi metto a pulire. Nel frattempo lui, non so se ve lo posso far vedere, è tipo così, in modalità relax, perché si è fatto la doccia, è tornato a casa sua e quindi è tranquillissimo. Io sto mangiando un po' con le uova mentre mi metto a fare le cose. Vi devo far vedere troppo una cosa, un attimo. Subito la notte di Pasqua i battenti che portano i carri della Madonna dell'Arco vanno fino a Pomigliano d'Arco e portano ognuno il proprio altare, l'altarino lì, è la specie di gara a chi lo fa più bello. Adesso avevo finito di vloggare, stavo sistemando e sento una canzone assordante. Mi affaccio al balcone e praticamente era la barca che camminava. Bellissima, poi tutte le Madonnine affacciate sulla barca. C'hanno un'inventiva, adesso stanno sparando i fuochi. Io vorrei riprendervi la cosa del genere, perché mo fino a maggio ne avremo delle belle, di carri, di funzioni funebri. Che funebri, di funzioni? Raga, perdonatemi, ma sono stanca, stanca, stanca. Ieri sono andata a dormire tardi e stamattina mi sono svegliata presto. È colpa di mio padre che quando vuole andare dalla parte ci dobbiamo svegliare prestissimo, peggio di quando andiamo a lavorare. Vabbè, comunque, vi prometto che una di queste funzioni ve la riprenderò, magari in live, perché no?
l'ho detto, adesso fa da chi ce l'ha più lungo. Però io se passano un sacco di carri ve li riprenderò tutti. Sto badando attenzione per voi. Con apprensione aspettavo altri carri per farteli vedere, per farveli vedere, ma non sono passati. Sto assaggiando il risotto al pomodoro e sottiletta che piace a Brian. Voglio vedere se è buono. Voglio vedere se è cotto. Che buono e buonissimo, ho cucinato io. Un altro poco ci sta. Sto riso non cuoce mai. Sta da 20 minuti, ma ancora è al dente. Vabbè, comunque appena fatto una live, quando uscirà questo vlog, la live l'avrete già vista, a proposito di un'ennesima cosa grave che hanno usato per farmi, tra virgolette, male. Stavolta non ci sono riusciti, però meglio chiarire subito le cose, no? Che poi fanno i video sporchi, li spammano nelle live altrui, poi tu vai a cancellare i commenti e dico: ah, perché la regina ha cancellato i commenti? Solo perché della mia, scusatemi, della mia famiglia non ne dovete parlare, specialmente dei miei figli. È solo quello il problema. Adesso do da mangiare a Brian, ciao per dire. E niente, io la Pasquetta l'ho finita così, con una sconfitta del Napoli. Grazie Ancelotti, grazie ai giocatori del Napoli che avete chiuso in bellezza la mia Pasquetta, però fotte siga. Per il Napoli non mi intossico più di tanto, diciamo che la mia intossicazione dura 20 minuti, poi passa. Un attimo solo che mi stanno chiamando. Niente, cosa raccontarvi per questa Pasquetta? È andata tutto bene, Brian a un certo punto, come vi ho raccontato, non ce l'ha fatta più, perché giustamente non era il posto per lui, cioè dico il bungalow che dove ci hanno ospitati, perché era stretto e non ospitava tutte quelle persone, quindi si è scocciato. Poi alla fine si sono messi col piano barra all'interno del bungalow, e c'era un rumore, cioè a me, io ho ancora i mal di testa, infatti adesso penso che prenderò un gastroprotettivo e poi prenderò una tachipirina a pillole, perché ho mal di testa, alla fine che così vado a lavorare domani. Domani si lavora. E nel frattempo sto contando le ore che mi dividono dal viaggio, dove ci vedremo un po' tutti. Non vi dico dove, non vi dico quando, perché ho paura, però una volta arrivata a destinazione vi dirò dove mi trovo e dove ci possiamo vedere. Devo preparare la valigia, perché comunque io, non avendo un sacco di cose da mettere addosso, devo lavare le ultime cose, le devo stirare e mettere in borsa. Mi ci vuole proprio uno stacco, non lavorativamente parlando, ma per le cose che ho avuto da fare ultimamente. Ne ho fatte veramente tante, perché approfittando di non lavorare più al bar, ho fatto un sacco di servizi burocratici che dovevo fare. Poi vabbè, ho fatto un po' di solleciti in giro per i centri riabilitativi, per far frequentare Brian delle sedute di psicomotricità e logopedia, perché giustamente adesso che è uscita la parola ci vuole la logopedia che lo aiuti a parlare meglio, perché dice le paroline ma ne dice molto poche, ecco. Quando l'ho iscritto a questi centri, pensate che un anno e due mesi fa, questo è per quanto riguarda la cattiva sanità qui in Italia, quando l'ho iscritto ai centri Brian aveva bisogno solo di psicomotricità, perché la parola non c'era affatto. Adesso ho dovuto iscriverlo, oltre a sollecitare per le terapie di psicomotricità, ho dovuto anche iscriverlo per la logopedia, perché il neuropsichiatra mi ha fatto anche questa prescrizione. Però la vergogna in Italia è questa: se io non avessi avuto la possibilità di pagare le terapie ABA a mio figlio sarebbe completamente scoperto dalle terapie. Pensate che un bambino a cui è stata diagnosticata il lieve spettro dell'autismo è un bambino che urge più di tutti quanti di terapie ABA, psicomotricità, insomma, qualsiasi sistema voi vogliate adottare, urgono queste terapie. Brian fosse stato per l'ASL,
Un anno e 2 mesi fa l'ho iscritto a vari centri, non è mai stato chiamato. Sarebbe abbandonato a se stesso e probabilmente adesso sarebbe ancora in coma, perché io l'autismo in cui si trovava Brian lo definisco un coma, perché mio figlio non mi sentiva, tanto è vero che io pensavo fosse ritardato. E niente, io è una vergogna. Una vergogna, una ragazza, in verità parecchie persone, compreso mia mamma, mi hanno poi mandato dopo questo link, però la prima è stata un, qui fa contatto, non si sta caricando il cellulare di Brian, una ragazza, una mia follower, mi ha mandato in privato, non mi ricordo preciso dove, però una mamma, in un paese dove la terapia ABBA non la passano, perché in alcune parti passano la terapia ABBA, però per esempio qui a Napoli no. Questa persona ha citato, ha denunciato l'ASL a dover ripagare a loro tutte le terapie private dell'ABBA. Fatto sta che sta signora ha vinto. Io, perché comunque si deve pagare un avvocato, ed io se pago l'avvocato non riesco poi a pagare le cure a Brian, ci sarebbe proprio da fare una bella causa, a dire alla Lorenzin: senti, aspetta un attimo, a mio figlio tocca l'ABBA, serve l'ABBA, perché io non la devo avere? Perché io pago le tasse e tu non mi devi passare questa terapia? Vincerei di sicuro, però raga, ho delle priorità adesso, ma non è detto che io un domani mi svegli con la vena storta e decida di, magari, che ne so, avendo più possibilità economiche, e decida di svegliarmi un mattino e denunciare l'ASL per questo, perché l'ABBA non mi toccherebbe, la psicomotricità sì, dove sta? Chi mi ha chiamata? Dove sta quello che tocca a Brian, quello di cui io pago? Mio padre paga le tasse, io pago le tasse, mia mamma paga le tasse, le mie sorelle pagano le tasse. Mio figlio è figlio mio ed è a carico anche di mio padre. Dove sono le cure che toccano a Brian? Immaginate che il cervello di un bambino è una spugna che è più ricettiva quanto più piccolo è. Non il cervello, il bambino, dico. Brian gli è stato diagnosticato in lieve spettro dell'autismo a 3 anni e mezzo. Adesso sarebbe peggiorato se non fosse stato per il fatto che io mi sono alzata le maniche ed ho lavorato 13 ore al giorno al bar. Poi ho trovato un altro lavoro migliore, mi occupa meno tempo, ma se non mi scassavo il culo, Brian stava ancora qui, in coma. Lo dico di nuovo. Comunque, vabbè, a parte questa nota polemica che mi preme molto, perché, ripeto, ho dovuto fare un sacco di cose, sti solleciti mi hanno impegnato più tempo perché sono dovuta andare in più punti di Napoli, ecco, l'ho scritto a parecchie parti. Vabbè, se qualcuno di Napoli conosce un posto dove si impiega, le liste d'attesa sono più brevi e sono di Napoli, voi lo sapete, io abito a Melito, non è un segreto. Se conoscete un posto limitrofe che ha una lista d'attesa più accorciata, fatemi sapere e scrivetemi sotto nei commenti. Vi saluto, buona Pasquetta, perché questo video uscirà prima che la Pasquetta finisca, un po' di tempo per editare il video e ve lo mando online. E auguri a Tatu, che è diventata nonnina di 3 gattine, al momento sono 3, ma sembra che la gattina sia incinta di altri gattini, perché la pancia si muove e lei è ferma, non si sta muovendo, avrà ancora le doglie. Quindi gattina in bocca al lupo, essere mamma è la cosa più bella del mondo. Un bacio, ciao. Zombie apocalypse.